Buonasera, benvenuti e benvenuti a una nuova edizione del TG6. Dalle prime ore della mattinata i vari periti, tra cui quelli nominati dal GUP del Tribunale di Pescara, si sono ritrovati a Rigopiano, un sopralluogo in contraddittorio che dovrà portare a far chiarezza sulle vere cause del disastro avvenuto nel 2017. Stefano Recanati. A 5 anni dalla tragedia di Rigopiano, il sopralluogo effettuato questa mattina nell'area del disastro punta ad essere uno dei passaggi chiave del procedimento a carico dei 30 imputati. Gli esperti del Politecnico di Milano, nominati dal GUP Gianluca Sarandrea, insieme ai consulenti di parte della Procura e degli imputati, hanno effettuato nuovi rilievi, soprattutto per rendersi conto di persona, dopo aver visionato foto e video, di quella che è la realtà dei fatti. Questi serviranno a chiarire in via definitiva la correlazione tra le diverse scosse di terremoto della mattina e la valanga del pomeriggio, che travolse l'hotel e mise fine alla vita di 29 persone. Il giudice per le udienze preliminari ha comunque deciso per un'ulteriore proroga, così la perizia dovrà essere presentata il 12 maggio e non più ad aprile. Dunque, in tribunale si tornerà con ogni probabilità a fine maggio. Beh, il rinvio è sempre pesante, però se è necessario, ormai ne abbiamo sopportati tanti, sopporteremo anche questo. Sopralluogo necessario, a detta di tutti gli esperti, noi abbiamo il nostro perito, speriamo che questo serva finalmente a porre fine a questa fase e ad andare avanti, nella ricerca della piena verità per dare pace ai nostri angeli, a noi. E anche per lasciare in pace questa povera natura che a mio avviso prima è stata, diciamo, sfruttata in modo sbagliato e adesso rischia di essere strumentalizzata. Perché con uno sciame sismico in atto dal 24 agosto sentire che la colpa potrebbe essere il terremoto, beh, a me personalmente fa veramente male. Ma a mio avviso terremoto no, non ha niente a che vedere con la mancanza di soccorsi perché loro chiedevano aiuto dalla mattina e sappiamo tutti la storia, no? Delle 88 chiamate di Gabriele D'Angelo, sappiamo delle mail, sappiamo tutto, quindi comunque la mancanza di soccorso c'è stata. Questo è il terremoto iniziato la mattina alle 10:25, da lì all'ora della valanga avrebbero potuto portare via tutti. Sarebbe bastato anche semplicemente ricorrere agli elicotteri senza grandi sforzi e senza tante fatiche. E a Rigopiano era presente insieme ad altri familiari anche Giampaolo Matrone, superstite e simbolo della catastrofe perché venne estratto miracolosamente vivo dopo 62 ore che si trovava sotto le macerie. Vediamo. È una cosa, te la devi sentire, ti devi venire dal cuore, devi venire, no? Di venire e soprattutto di essere preparato. Se stasera devo ritornare e stare male, a me non mi va perché poi ho la bambina e con lei devo stare bene. Mancava dal 2018 Giampaolo Matrone, uno dei superstiti della tragedia che nell'inferno dell'hotel ha perso la moglie Valentina. Il pasticcere di Monte Rotondo ha voluto seguire in prima persona i lavori dei periti. Era parecchio che non tornavo e io l'ho sempre detto sarei tornato quando me lo sentivo e oggi era il momento soprattutto perché è una giornata molto importante per i periti e so che vuol dire, so com'è andata quel giorno, so tante cose, forse qualcuno pure in più di loro che stanno qua e sono un po' spaesati, no? E il dispiacere è stato tanto soprattutto che non ci hanno dato il permesso a noi familiari di entrare il giudice e me lo ricorderò. Questo e in più sì, quando vieni qua comunque mi tremano le gambe, mi tremano gli occhi e rivedere la montagna qua, la valanga, rivedere l'albergo che l'albergo, l'ex albergo perché non c'è più, le macerie mi fa molto brutto. Andrà accertata sicuramente la correlazione tra terremoto e valanga, ma per Matrone non vanno spenti i riflettori sul perché non siano stati attivati immediatamente i soccorsi e sugli allarmi inascoltati delle ore precedenti. Veramente di accertare la verità perché noi alla fine lo sappiamo, non è stato il terremoto e non è stata nemmeno la neve, è stata la mano soprattutto dell'uomo che ha creato tutto questo casino che è successo. Io l'ho ripetuto sempre dal primo giorno che a noi ci hanno scortato, ma ci hanno scortato nella morte, non ci hanno scortato per andare a fare un riposino. E la cosa brutta è che tutte le persone che sono indagate e che sappiamo, perché poi
non è che l'indagato è il colpevole, però che sappiamo che sono colpevoli, alla fine poi uscirà fuori, stanno tutti quanti tranquilli, beati al loro posto, e qualcuno sta ancora a gestire l'emergenza neve, io lo ripeto da tanti anni. Noi ora cambiamo argomento e proseguiamo con la cronaca. Sono 20.000 le parti di ricambio e accessori, tra cui cover, batterie e display per la telefonia mobile, che sono stati sequestrati ieri nel corso di una maxi operazione condotta da 40 reparti della Guardia di Finanza sull'intero territorio nazionale. Le indagini sono partite da un input delle Fiamme Gialle di Ortona. Selenia Secondi. Vendevano in tutta Italia accessori e parti di ricambio per cellulari, spacciandoli per originali. Smantellata dalla Guardia di Finanza una filiera commerciale presente su tutto il territorio nazionale che importava dalla Slovenia i prodotti con i loghi contraffatti dei marchi Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi. Oltre 100 militari della Guardia di Finanza, in forza a 40 reparti sull'intero territorio nazionale, hanno eseguito ieri decine di perquisizioni presso aziende e locali commerciali che hanno portato al sequestro di circa 20.000 parti di ricambio ed accessori vari per la telefonia mobile, tutti riportanti marchi falsi. L'input per la maxi operazione è partito dalla Guardia di Finanza di Ortona dopo una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Lanciano. Le indagini partite lo scorso autunno nell'ambito dei controlli che la Guardia di Finanza di Ortona effettua quotidianamente per il contrasto alla contraffazione avevano consentito il sequestro di oltre 15.000 pezzi rinvenuti all'interno di alcuni esercizi commerciali della provincia di Chieti. Attraverso un'attenta e meticolosa disamina della documentazione contabile e l'analisi sulle banche dati in uso al corpo, è stato possibile ricostruire l'intera filiera commerciale di distribuzione e vendita in Italia e individuare nella società slovena di e-commerce il principale canale di ingresso e di approvvigionamento degli stessi sul territorio nazionale. È stato così possibile tracciare una precisa mappa dei centri di stoccaggio dei prodotti contraffatti presenti sul territorio nazionale, che a sua volta hanno consentito di individuare numerosi negozi e piattaforme di vendita online dove gli ignari clienti potevano acquistare a prezzi più favorevoli accessori e parti di ricambi per i loro cellulari, ritenendoli comunque originali. Fondamentale per il buon esito dell'indagine è stato il ricorso ai canali di cooperazione giudiziaria e di polizia a livello internazionale. L'autorità giudiziaria di Lanciano, che coordina le indagini, al momento ha iscritto nel registro degli indagati 22 persone titolari di imprese italiane che hanno importato prodotti contraffatti. Il reato contestato è l'introduzione nello Stato e il commercio di prodotti con segni falsi, che prevede una pena dalla reclusione fino a 4 anni e 2 anni per chi vende tali prodotti. Guai finanziari a Pescara, le decisioni della Corte Costituzionale di chiedere la restituzione in anticipo di un prestito avuto nel 2015 mette in difficoltà il Comune, che si trova con 13 milioni in meno in bilancio. Ora occorre fare dei tagli. Paolo Renzetti. Una sentenza della Corte Costituzionale ha stabilito la restituzione anticipata da 30 a 10 anni delle rate di un prestito che il Comune di Pescara aveva chiesto ed ottenuto nel 2015. Ora però la Giunta Masci è nei guai, con quasi 13 milioni di euro che vengono a mancare in bilancio e con gli aumenti delle forniture energetiche che potrebbero far lievitare il debito a 17 milioni. L'amministrazione comunale auspica a questo punto un intervento del Governo e in particolare del MEF con un decreto ad hoc, almeno per quel che concerne le somme pregresse da restituire. Perché è come se un dipendente comunale, ad esempio, acquista una casa sapendo di poter contare su uno stipendio e fa il mutuo a 30 anni. Ad un certo punto la banca dice no, non devi restituire in 30 anni, lo devi restituire in 10 anni. E non solo, mi devi restituire anche il pregresso. Ovviamente è una cosa talmente grande per il Comune di Pescara, ma non solo per il sistema di comuni italiani, che è necessario ed è auspicabile ovviamente l'intervento del Parlamento attraverso emendamenti ai vari decreti che il governo Draghi sta facendo per poterlo risolvere. Dico di più, la stessa situazione in termini diversi era per il Comune di Napoli e il Comune di Reggio Calabria. Napoli, ad esempio, c'è stato un decreto ad hoc che ha stanziato 1 miliardo e 200 milioni di euro per
risolvere questa questione. Il paradosso è che Pescara rispetto a Napoli sta meglio e quindi Napoli sono intervenuti, Pescara attendiamo che ci sia un intervento. A dir la verità, per dirla tutta, c'è stato un emendamento ad un decreto che è stato presentato dai parlamentari abruzzesi che in qualche modo attenuava questo problema, però aspettiamo l'entità del plafond a disposizione del governo, messo a disposizione per una serie di comuni ovviamente nei quali c'entra Pescara, per almeno azzerare quello che è il pregresso, perché è inevitabile che 12.834.000 euro pagabili alla data del 30 settembre è impossibile. Per quello che riguarda il futuro ovviamente possiamo farlo, ma i 12.003.000 è praticamente impossibile, quindi paradossalmente si può dire che ci fa stare tranquillo il fatto che non è governabile al Comune di Pescara, ma che una partita di alto rango, nel senso parlamentare, che in qualche modo debba risolvere questo problema. I lavoratori del sindacato infermieri Nursing Up questa mattina hanno manifestato sotto alla sede dell'assessorato regionale alla sanità per chiedere la stabilizzazione dei precari. Vediamo. La stabilizzazione dei precari, nuove assunzioni di infermieri ma anche più sicurezza sui posti di lavoro alla luce degli ultimi accadimenti. Queste alcune delle richieste degli aderenti al sindacato Nursing che questa mattina hanno effettuato un sit-in nei pressi della sede regionale dell'assessorato alla sanità. Allora, motivi ne sono molteplici, prima di tutto la carenza delle piante organiche che in Abruzzo sono in visione a tutti. Mancano circa 1700 infermieri, quindi di conseguenza con l'istituto della stabilizzazione e con la reinternalizzazione dei servizi molto probabilmente potremmo uscirne a capo, ecco. E poi motivi, tantissimi motivi, la violenza nei luoghi di cura, pronto soccorso e quant'altro. In questo momento di riapertura ci sono i maggiori contagi, anche perché la variante Omicron si sa è molto aggressiva da questo punto di vista, per cui sì, noi abbiamo bisogno di infermieri, anche perché non avendo più poi, avendo chiuso poi i luoghi deputati al Covid, ce li ritroviamo in tutti i reparti, per cui dobbiamo stare doppiamente più attenti e per dare un'assistenza di qualità abbiamo bisogno di personale. Una delegazione di manifestanti ha poi incontrato l'assessore Nicoletta Verì, che ha preso impegni soprattutto sul fronte dell'ampliamento della pianta organica e della maggiore sicurezza. L'assessore ci ha ricevuto e ha recepito tutte le nostre richieste, sia per le stabilizzazioni, sia per la violenza nei luoghi di lavoro, sia per la dirigenza della 251 del 2000. Abbiamo stressato diversi argomenti e l'assessore, che è una persona molto sensibile, ha accettato tutte le nostre richieste. Il bollettino Covid, sono 2301 i nuovi casi di positività riscontrati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi e sale a 3095, 1258 sono i guariti, gli attualmente positivi in Abruzzo sono 41381. Più 1035 rispetto a ieri. Di questi 295 pazienti, uno in più rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica, 16, numero questo invariato rispetto a ieri, sono quelli che si trovano in terapia intensiva, mentre gli altri 41.070, 1034 in più rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare. Dei test antigenici e dei test molecolari eseguiti nelle ultime 24 ore ha dato esito positivo il 14,65%. Di questi 448 fanno riferimento alla provincia dell'Aquila, 645 a quella di Chieti, 492 a quella di Pescara, 608 a quella di Teramo, mentre 30 dei contagiati provengono da fuori regione e per altri 75 sono attualmente in corso verifiche per accertarne la provenienza. E oggi pomeriggio la ministra per le pari opportunità e per la famiglia Elena Bonetti è stata a Pescara per partecipare a un convegno sul disturbo dello spettro dell'autismo. Domani infatti sarà la giornata mondiale dedicata proprio a questo tema.
Le persone autistiche devono essere delle risorse per la società. A dirlo è la ministra per le pari opportunità e per la famiglia Elena Bonetti, ospite a Pescara della Fondazione Paolo VI alla vigilia della giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. Le istituzioni dovranno garantire assistenza sanitaria, sostegno economico e l'inserimento nel mondo del lavoro, ha detto l'esponente di Italia Viva. L'impegno della politica e delle istituzioni deve essere sempre più quello di promuovere la dignità di tutte le donne e degli uomini, le bambine e dei bambini e di costruire quei percorsi reali di pari opportunità che permettano a tutte le bambine e i bambini, anche a chi soffre di questa malattia, di questo disturbo, diciamo, dell'apprendimento e dello spettro autistico, di poter portare un contributo reale alla nostra società, un accompagnamento alle famiglie attraverso servizi adeguati a livello territoriale. Questo è un passaggio fondamentale che deve vedere tutte le istituzioni, tutti i livelli coinvolti, un sostegno anche di carattere economico. Ricordo in particolare che per esempio nella riforma del Family Act ci sono indicazioni specifiche anche in questa direzione, ma anche promozione di percorsi di inserimento lavorativo che siano adeguati ed efficienti, proprio in un sostegno integrato dell'accompagnamento della persona fin dai primi anni di vita all'età adulta. Alla presenza dei politici locali, dei medici, dei rappresentanti delle associazioni e del clero, l'incontro di oggi è stato occasione anche per fare il punto su quanti scappano dalla guerra e chiedono rifugio in Italia. Sono circa 80.000 gli ucraini già giunti nel nostro paese, quasi il 40% a meno di 18 anni. E se tra i profughi ci fossero persone affette dal disturbo dello spettro dell'autismo o con altre particolari necessità, la ministra non ne ha precisa contezza, ma il governo è pronto ad accogliere, garantisce la Bonetti. Noi vogliamo mettere in campo la straordinaria ricchezza della rete di solidarietà del nostro paese, ma anche le strutture sociosanitarie, le strutture educative che devono essere a loro disposizione. Sono bambine e bambini e famiglie che arrivano in Italia e devono sentirsi a casa loro. L'ho sempre detto, non basta una casa per sentirsi a casa, servono servizi integrati e laddove ci dovessero essere situazioni di questo tipo o altre situazioni di altre patologie o di altre esigenze particolari, l'Italia sarà pronta a garantire i servizi necessari. E da oggi sul fronte pandemia, via il Comitato Tecnico Scientifico, via la struttura commissariale del generale Figliuolo, inizia ufficialmente oggi il percorso di allentamento delle restrizioni e di conseguenza negozi e locali, bar, ristoranti in Abruzzo e in particolare a Pescara sperano ora di tornare a lavorare anche per far fronte alle maggiori spese in bolletta. Resta però a Pescara il problema legato agli orari della movida, per i quali sono in corso ulteriori riflessioni da parte dell'amministrazione comunale. Il sindaco Carlo Masci proprio oggi ha detto che entro due mesi si arriverà prima dell'estate al nuovo regolamento. Parliamo di movida, degli orari della movida, se ne parla a Pescara ormai da tempo. Insomma, nelle prossime ore, nei prossimi giorni dovrebbero esserci delle novità. Ma allora, per quanto riguarda la movida, un piccolo preambolo è assolutamente necessario. Purtroppo è difficilissimo trovare un punto di caduta tra i diritti dei residenti a riposo e i diritti degli esercenti che invece vorrebbero chiaramente e liberamente svolgere la loro attività economica. L'amministrazione da subito non ha avuto un atteggiamento pilatesco, ma ha preso in mano la situazione e ha cercato di trovare da sé un punto di equilibrio, visto che non è stato possibile trovarlo con la collaborazione delle parti in causa. Noi riteniamo che Pescara, la mia proposta, che poi è anche quella di parte della maggioranza e comunque quello che l'anno scorso il sindaco ha fatto, è quello di dividere l'anno in due grandi, in due grandi settori. Quello che va, il primo settore, che è quello estivo, che va da maggio a metà settembre e anche una parte del periodo di dicembre, che chiaramente deve tendere a permettere ai locali di essere aperti e di avere una maggiore libertà, perché sono mesi in cui le attività devono lavorare, ma sono mesi in cui abbiamo dei turisti qui a Pescara e Pescara, a mio giudizio, deve sempre di più rafforzare la sua vocazione di città turistico-commerciale. Dall'altro ci sono dei mesi, quelli prettamente invernali, dove invece secondo me un sacrificio può essere richiesto agli esercenti e quindi andare maggiormente incontro ai residenti, che possono godere di molteplici mesi con la massima tranquillità e la serenità per il riposo. Questa è la
proposta. Questa è una proposta che a mio giudizio è una proposta di buon senso, con tutta una serie poi di elementi che aggiuntivi, per esempio l'occupazione suolo pubblico. Come diceva lei prima, è finita l'emergenza sanitaria, non avremo più il doppio dell'occupazione del suolo pubblico, quindi c'è una riduzione dello spazio occupato, quindi anche del rumore antropico. Su alcune zone, quelle a rischio, chiaramente dopo le 10 inibiremo la musica, quindi ci sono anche delle altre misure che, nonostante i mesi estivi e quindi con degli orari che abbiamo proposto più ampi, però sempre la tutela dei residenti è garantita, con anche altre misure che stiamo prevedendo. Dopo 5 anni sbloccate le autorizzazioni del Comune di Chieti, che consentiranno alla Walter Tosto, l'azienda del settore del petrolio e del gas, di costruire un nuovo centro di stoccaggio, aprendo nuove possibilità anche a quanto pare dal punto di vista occupazionale. Un investimento di oltre 20 milioni di euro per un ampliamento della sede industriale di Walter Tosto per il nuovo progetto WTS. Il Comune ha avuto un ruolo fondamentale in questa vicenda perché ha agevolato lo sblocco di procedimenti burocratici. Non appena insediato da assessore alle attività produttive, conoscendo le priorità che deve avere un'amministrazione e soprattutto che l'ambizione deve avere una città per far ripartire la propria economia e l'occupazione, ho preso tutti i fascicoli che trovavano giacimento sopra scrivanie, aspettavano solo e esclusivamente polvere, e li ho affrontati, diciamo, direttamente. Di qui siamo, dopo 12 anni abbiamo risolto il problema dell'ex Burgo con un permesso a costruire che abbiamo rilasciato nei giorni scorsi per un'operazione molto importante da svariate decine di milioni di euro, con una ricaduta occupazionale molto importante. La stessa cosa abbiamo fatto ieri l'altro con la Walter Tosto, che è un'azienda leader della città di carattere internazionale. Un investimento da oltre 20 milioni di euro. Il VT7 sarà il padiglione, l'opificio più importante di tutto il gruppo Tosto, ci saranno benefici diretti per l'economia locale e non solo, tutto l'indotto che si creerà, con una ricaduta occupazionale molto significativa. Marcia di avvicinamento alla 14ª edizione dei Borghi più belli d'Italia, in programma il 2 aprile a Pettorano sul Gizio con la Sagra della Polenta. Tutto pronto per la 14ª edizione dei Borghi più belli? Sì, è un festival di qualità che arriverà in Abruzzo il 9, 10 e 11 settembre, e prima di quelle date abbiamo appunto inteso programmare una serie di tappe di avvicinamento, così come le abbiamo chiamate. E abbiamo iniziato a dicembre a Santo Stefano di Sessanio e continuiamo proprio dopo le limitazioni della pandemia di questo mese di marzo, proprio il 2 aprile a Pettorano sul Gizio con la 60ª Sagra della Polenta Rognosa, parlando dei mugnoli, che è questo ortaggio tipico locale. Ma avremo con noi Benedetta Rinaldi, così come Daniele Mocio e due sindaci, uno delle Marche e uno del Veneto, che verranno a portare la loro esperienza nel campo culinario della polenta. Ma avremo anche lo show cooking dell'alberghiero di Roccaraso, un convegno scientifico tecnico nel pomeriggio, una giornata intensa, molto bella come programmazione, ma che consentirà all'Abruzzo di far mettere soprattutto sotto i riflettori a livello nazionale un borgo certificato come quello di Pettorano, che ha tantissime qualità e che noi in questo festival andremo a evidenziare. Borghi più belli d'Italia approda a Pettorano sul Gizio per questo appuntamento di inizio aprile. Per voi, sindaco, è una bella vetrina? Sì, una bella vetrina e soprattutto l'occasione per ripartire, considerato che negli ultimi 2 anni coincide ovviamente questa iniziativa anche con la Sagra della Polenta, che è rimasta per le limitazioni del Covid sospesa per 2 anni. In questi 2 anni abbiamo cercato comunque di avere una presenza in piazza, adesso finalmente, sia pure con precauzioni e limitazioni, la possiamo avere. Mettiamo insieme, come dire, quelle che sono le tradizioni del paese, oltre alla bellezza del paese, quelle che sono le tradizioni enogastronomiche del paese, nel confronto e nel rafforzamento della rete dei borghi più belli d'Italia. E ora lo sport col calcio di Serie C, seduta mattutina al Lughetto di Fevo di Silvi per il Pescara, a 2 giorni dalla partita sul campo della Lucchese. Regolarmente in gruppo Pontisso, mentre in attacco Rauti resta favorito su Dursi per una maglia nel tridente con Ferrari e Clemenza. Andrea Costantini.
Mancherà Pompetti per squalifica, ma Gaetano Teri può tirare un sospiro di sollievo in vista della partita decisiva che il Pescara disputerà a Lucca. Pontisso sta bene e al Porta Elisa ci sarà. Regolarmente a disposizione anche Memushai, in deciso miglioramento. Le condizioni di Drudi al centro della difesa tornerà in grosso. Nella rifinitura di domani Auteri scioglierà proprio il nodo legato all'esperto centrale romagnolo. In caso non venga rischiato toccherà di nuovo a Illanes. In mediana Diambò è il candidato principale alla sostituzione di Pompetti. Con lui Pontisso e Derisio. Memushai e Nzita pronti a subentrare in caso di necessità. In avanti Rauti resta favorito su Dursi, poi Clemenza e Franco Ferrari in vantaggio su Cernigoi. Il bomber biancazzurro, che in passato ha già giocato e segnato al Porta Elisa, è conscio delle difficoltà del match, ma vuole assolutamente i tre punti. Comunque, come ha detto lei, è un campaccio, loro sanno giocare lì, tante delle grandi hanno perso lì perché praticamente loro giocando sempre lì, conoscendo tutto, è dura. Però come ho detto prima, faremo del nostro meglio, sappiamo le nostre qualità, le nostre forze, quindi andremo là a vincere a tutti i costi. Una vittoria per sfruttare lo sconto diretto tra Cesena ed Entella e regalarsi ancora delle possibilità di terzo posto, un percorso che è stato rallentato dagli ultimi due pareggi, soprattutto quello col Pontedera, che ha lasciato l'amaro in bocca, ma è necessario ripartire. È molto rammarico perché erano partite che potevamo vincere tranquillamente come questa che è successo pochi giorni fa. Però ti dico, la squadra ha reagito, sta lavorando e è più carica che mai, come sempre. Sappiamo le nostre qualità, che giocatori abbiamo, quindi per quello non molliamo di testa né di gambe. Sul fronte lucchese è difficile il recupero di Semprini, Fedato e Papini. Rodriguez è in ritardo di condizione. In difesa Baldan contende una maglia a Corsinelli. Da valutare Minala alle prese con un piccolo fastidio muscolare, ma dovrebbe farcela. Nel caso giocherà con Collodel e uno tra Frigerio e Visconti. Davanti Ruggero e Belloni a supporto di Nanni. La Delfino Pescara 1936 S.P.A. comunica di aver ricevuto in data odierna dalla Procura federale l'atto di deferimento relativo alla indagine sulle plusvalenze. La società è certa di poter chiarire nelle sedi opportune ogni aspetto di interesse, è sicura di aver sempre operato nel rispetto delle leggi statali e delle normative federali che disciplinano gli ambiti gestionali ed economici, nonché in conformità con le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento e trasferimento dei calciatori, e questo ovviamente dovrà essere accertato. Il Teramo continua a preparare il match del Bonolis contro la Carrarese e noi andiamo ad ascoltare Simone Rosso. Sicuramente dopo la partita in casa contro il Montevarchi siamo andati a Fermo a fare una grande partita qua anche in casa con il Pescara e secondo me anche ad Olbia, dove abbiamo ottenuto dei risultati cutili di fine importanti. La storia di questa squadra dice che comunque dopo che va a prendere uno schiaffo come è stato quello in casa contro il Montevarchi ha sempre avuto gli attributi di rialzarsi e quindi dobbiamo essere orgogliosi di noi stessi e dobbiamo semplicemente continuare a lavorare per raggiungere il prima possibile il nostro obiettivo, che è quello della salvezza. Sicuramente che è una nota assolutamente bella e positiva il fatto che tre partite che non si subisce gol, quindi vuol dire che anche dentro di noi abbiamo capito l'importanza di ogni pallone, di giocarlo e di renderlo al massimo in fase difensiva. Questo anche i numeri dicono che purtroppo siamo calati un po' sotto la fase di realizzazione, però onestamente non è una cosa che dobbiamo vivere con l'ansia, perché ogni partita ha una storia a sé e assolutamente con il lavoro e con tutte le nozioni che ci dà il mister in settimana penso che è una cosa che si può assolutamente risolvere. No, certo, sono assolutamente gare di un'importanza che è elevata, però penso che non bisogna viverle con l'ansia, bisogna viverle con la voglia di giocarle, perché penso che siano le partite che ogni giocatore vorrebbe giocare quando c'è chi in palio qualcosa di importante. Bisogna ipotecare il prima possibile questa salvezza, perché penso che ce la meritiamo, che sia sotto l'occhio di tutti, perché siamo una squadra che ha portato le proprie idee, il proprio gioco su tutti i campi
che in cui siamo andati a giocare. Dobbiamo solamente affrontare queste ultime partite come abbiamo sempre fatto, con la cattiveria, con la determinazione che ci contraddistingue, per mettere davvero una parola fine alla salvezza. E non può mancare il calendario della pallavolo. In A2 l'Asia Cortona riposerà domenica. Il match salvezza o da playout contro il Castellana Grotta è stato differito a giovedì 7 aprile al Palasport alle 20:30 per consentire alle squadre interessate di giocare in simultanea. In A3 la Bapineto domenica sarà impegnata a Fano. In A2 femminile l'Altino tenterà il colpaccio domani alle 17 a Vicenza. In B maschile pure domani l'Alba giocherà a Potenza Picena. Il Paglieta, in uno scontro che vale doppio, a Marino. In B1 femminile la Teatina, domani alle 17 a Nocciano ospiterà la capolista Perugia. In B2 derby in arrivo domenica alle 17:30 al Pala Acquaviva tra Teramo e Gada Pescara 3 e domani alle 19:30 al Pala Elettra, in programma D'Annunziana Fasano. Un'ora prima a Bari c'è Teas Montesilvano. E questa era l'ultima notizia, il TG6 termina qui, grazie per averci seguito, una buona serata.